diventa... Questo ritmo tan, taran, tan, 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 è un ritmo di polacca letteralmente, perché la maggior parte di queste sezioni veloci, conclusive di un'aria, hanno normalmente dei ritmi di danze popolari. Quindi possono essere delle mazurche, possono essere delle polacche, questo è un ritmo di polacca, possono essere delle marce molto spesso. Quindi ritmi che hanno una forte valenza popolare. L'aria ottocentesca, l'aria dell'opera italiana di tutta la prima metà dell'Ottocento, è basata su questo dualismo. E detto in altro modo, il librettista aveva praticamente l'obbligo di cercare continuamente all'interno della vicenda dei pretesti che permettessero al compositore di passare dalla sezione cantabile alla sezione mossa. Tecnicamente noi musicisti parliamo del cantabile, la parte lirica, e della cabaletta mossa. Le cabalette sono naturalmente i momenti più veementi, più ritmici, più eccitanti. Ma ne faccio sentire un'altra celebre.